ha rappresentato un cambiamento e ha rappresentato soprattutto l'innovazione dal punto di vista urbanistico, architettonico, dal punto di vista delle problematiche delle residenze sociali, dei nuovi quartieri, dal punto di vista del design e quindi in esito al grande impulso da parte dell'industria, ha visto l'arrivo di ondate dal sud del nostro paese di lavoratori che hanno cambiato letteralmente il volto della nostra città. Ma poi è una città che si distingueva, ecco, già in quel momento per lo sviluppo delle arti figurative, della musica, del cabaret, del jazz, insomma tutto ciò che in Italia si muoveva ed era segno di cambiamento e di innovazione, ecco, che trovava la sua cifra nella nostra città. Tutto questo fino ai tragici giorni della bomba in piazza Fontana, che crea proprio questa cesura, portando poi nella nostra città e non solo in Italia in un clima che tutti possiamo ricordare che ancora ci segna per il portato di angoscia e di lutti che ha accompagnato la nostra storia nazionale da quel momento. Ora, capite che non era facile affrontare una tematica di tale con tali risvolti storici e anche dalle potenzialità critiche complesse. Ma Stefano, ecco, Galli, insomma, non si spaventa e non si tira indietro, e infatti devo dire che il catalogo rende conto proprio anche di una serie di approfondimenti di alto livello che erano indispensabili per questa occasione. Ecco, io desidero ringraziare chi ci sostiene per questa programmazione così coerente, oserei dire, e cioè Milano in Mostra, l'associazione che cura queste iniziative espositive, e per l'occasione desidero citare gli importanti patrocini della Polizia di Stato della Regione Lombardia, la collaborazione della Questura di Milano, soprattutto per la parte relativa alle vicende di Piazza Fontana. Ringrazio come sponsor tecnico ATM e anche un ringraziamento particolare desidero proprio rivolgere all'associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 nella persona del suo presidente Carlo Arnolti. Naturalmente la mia riconoscenza va a tutto lo staff di Palazzo Morando delle raccolte storiche che partecipano attivamente alla messa a punto di questi progetti espositivi e con cui Stefano Galli, insomma, ormai da tempo si relaziona anche in vista di una presentazione di queste mostre che sia il più possibile coerente con la mission del nostro museo. Perché sia pure in un contesto che richiama raffinatezza e eleganza di mura storiche, la tradizione del gusto attraverso gli appartamenti aristocratici che stanno al piano superiore, Palazzo Morando fa parte del complesso delle raccolte storiche che hanno come obiettivo anche quello di riflettere sulla contemporaneità. Quindi non solo il Museo del Risorgimento con le sue iniziative, ma anche Palazzo Morando con le sue mostre dà un contributo a questa riflessione dal punto di vista dei materiali visivi che mette a disposizione di volta in volta del pubblico. Noterete che chi ci segue da tempo fedelmente, che le linee espositive quest'anno sono un po' diverse, sono più ricche forse,
più innovative, perché sono stati ricostruiti dei mini ambienti che ci riportano proprio in alcuni contesti della Milano di quel tempo. Devo dire, è molto riuscita la saletta della metropolitana milanese che riecheggia il design di Bornoda, ecco, e che ci riporta appunto anche all'immagine guida, all'immagine che ormai tappezza la città di Milano di Carlo Orsi, che abbiamo poc'anzi commentato. Ma vi è una sezione sugli elettrodomestici, sul design, sull'allenamento interno, e quindi io credo che sarà poi compito del curatore entrare in alcuni dettagli. Quindi mi auguravi, ecco, una buona visita, e anche così segnalarvi che vi è la possibilità poi di approfondire direttamente personalmente con il dottor Stefano Galli gli aspetti che riterrete più interessanti. Passo senz'altro la parola al curatore. Grazie.